Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua a Spinea, vicino dove vivo io, per presentare questa nuova struttura di calisthenics, insomma, per allenarsi, che hanno fatto qui. Quindi non perdere altro tempo, guardiamo un attimo la struttura, provo a darmi la mia valutazione su quanto sia adatta a fare calisthenics, insomma, se è fatta bene, e poi mi faccio un allenamento. Seguitemi. Allora, cominciamo con la spalliera. Allora, la prima cosa che mi viene da dire su questo parchetto è che secondo me non hanno comunque consultato qualcuno che se ne intende di allenamento a corpo libero, perché tutte le sbarre che vedete sono estremamente grosse, hanno un diametro troppo grosso. Secondo me saranno attorno ai 3,5, forse anche 4 centimetri, quindi non si riesce neanche ad impugnare chiudendo il pollice bene. Un pochino troppo spesse, per carità, meglio di niente, però non sono fatte proprio da calisthenics. Questa è la spalliera. Allora, l'ho provata, la distanza è piuttosto elevata tra un piolo e l'altro, quindi si fa un pochino fatica a trovare la stance giusta per fare la bandiera, ma sì, è carina, però non è proprio tanto adatta. Qua invece, come vedete, abbiamo delle sbarre di varia altezza. Allora, questa secondo me è veramente un po' troppo alta, cioè comunque anche io non ci arrivo stendendo solamente il braccio, devo saltare per prenderla. Però diciamo che ci salviamo, perché da questa parte dove inizia la monkey bar ce n'è una che è un pochino più bassa, e quindi vabbè, se vogliamo fare trazioni muscle up abbiamo una sbar che è sì all'altezza giusta, ma non eccessivamente alta. Qua invece abbiamo la sbarra bassa per fare gli Australian pull up, oppure per provare altre skills tipo back lever, front lever, senza dover andare in alto, insomma, e questa non è male. Stessa cosa, ce n'è un'altra qua della stessa altezza, e diciamo che queste qua, insomma, l'hanno pensate bene. Come vi dicevo, monkey bar, questa secondo me è carina. Come vedete anche qua, allora, in questo caso la distanza dei pioli può essere interessante, perché per fare dei lavori di camminata in sospensione alla monkey bar il fatto di averli un po' più distanti magari è un pochino più stimolante rispetto ad averli molto vicini, quindi in questo caso, a differenza della spalliera verticale, va meglio. L'altezza della sbarra trasversale, delle sbarre trasversali, è buona, nel senso che è alta ma non eccessivamente, quindi ci si può fare tranquillamente trazioni di tutti i tipi o altri esercizi. Infine abbiamo questa cosa qua, perdonatemi, non mi ricordo come si chiama, comunque secondo me se mi state guardando e fate calisthenics sapete che non è che serva molto per quello che facciamo noi. Comunque diciamo sì, offre degli altri spunti per fare trazioni. E magari potrebbe essere interessante, ecco, per fare delle trazioni in presa neutra, quindi utilizzando queste impugnature qui da questo lato qua si possono fare trazioni a presa neutra a varie larghezze delle braccia. Per il resto secondo me abbastanza inutile, sì, forse qualche muscle up, però ecco, quindi questo è il parchetto. Comunque tutto sommato devo dire che hanno fatto veramente una bella struttura. Secondo me, se si fossero mossi andando a consultare una persona che se ne intende di allenamento a corpo libero, o comunque un trainer della zona o qualcuno che lavora in una palestra, avrebbero fatto un po' diverso da così, o se non altro avrebbero usato delle sbarre di un diametro un pochino più fino, perché queste sono veramente troppo grandi. Per il resto, insomma, altezze di sbarre ne abbiamo di tutti i tipi, c'è la spalliera, non è male come struttura, ci si può allenare, può essere comunque un punto di incontro anche per condividere delle esperienze, degli allenamenti con altre persone. Nota negativa, oltre al diametro delle sbarre e alla distanza dei pioli della spalliera, ne ho altre due. Intanto il fondo, che è di ghiaia, non si può vedere, cioè non capisco perché non possano fare
un tappeto sintetico come quello dei giochi per i bambini. Tra l'altro lì ci sono i giochi per i bambini e hanno fatto proprio il fondo, che ci sarebbe stato bene anche qua. Però vabbè, dai, insomma, ci accontentiamo. Se venite per fare anche cose a terra di spinta, planche, oppure per fare la verticale, portatevi, come ho fatto io, la tavoletta di legno, perché sennò vi spaccate le mani. E infine un'altra cosa negativa, insomma, vabbè, se vogliamo mettere la ciliegina sulla torta, in una struttura del genere ci dovrebbero essere anche le parallele, che non ci sono. Detto questo, ragazzi, io comunque ringrazio il comune di Spinea. Qua dovremmo essere già a Spinea, perché siamo a metà tra Spinea e Chirignago, dietro il McDonald's. Vorrei lasciare solo un ultimo messaggio. Siccome qui siamo appunto dietro il McDonald's, ho visto già i cestini pieni di carte del McDonald's, di carte degli alimenti, di bicchieri di Coca-Cola, straripanti e un sacco di roba in parte ai cestini, a terra, buttata lì, sporcizia. Quindi vi prego, il comune ha fatto un posto per i bambini, un posto per allenarsi per noi sportivi. Rispettatelo. Se state guardando questo video, ragazzi, mi raccomando, volete venire qui a mangiarvi le patatine del McDonald's, fatelo, ma non lasciate sporcizia per terra e non distruggeteci il parco, ok? Dai, adesso ci alleniamo e niente, buon allenamento e alla prossima, ciao. Ok ragazzi, allora allenamento finito, devo dire che tutto sommato, vabbè, non sarà magari un parchetto fatto su misura per chi fa corpo libero, però voglio dire, per allenarsi va benissimo e quindi spero che se siete nei dintorni che abitate, Spinea, Chirignago, insomma, magari qualche volta potremo vederci qui, perché no, magari faremo anche qualche raduno. Io vi ringrazio per la visione e ci tengo a dire una cosa, ovviamente. Come avete visto, anche per me il corpo libero e il calisthenics sono una cosa in divenire, sono una cosa che sto imparando. Però questo è un messaggio per qualsiasi sportivo, qualsiasi persona che si approcci a una disciplina. Non è tanto importante il livello in cui siete adesso, ma è importante la motivazione e l'impegno che userete per arrivare al livello in cui sarete. Quindi ci vediamo in un prossimo video, buoni allenamenti e alla prossima. Ciao ciao! We'll be right back.